Chiudi! E what a tutti ciurma e benvenuti da Gigrin in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo ragazzi che potete sostenere il video lasciando un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo terzo episodio. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi, abbiamo avuto un episodio direi abbastanza mediocre, nel senso che c'è proprio di succulento, di cose che ci piacciono, non è successo praticamente niente. E ci eravamo fermati proprio forse nel momento in cui potrebbe cominciare a succedere qualcosa di interessante. Io voglio continuare a dare fiducia a quello che voi mi avete detto, cioè che questo potrebbe essere addirittura il migliore capitolo della Dark Pictures Anthology. E quindi voglio dare fede a questa cosa che mi avete detto e quindi, cioè, andiamo a continuare ragazzi, perché qualcosa di bello dovrà pur succedere se avete detto quello che avete detto, per forza, no? La volta scorsa ci siamo quasi addormentati, ma su dettagli, voglio vedere adesso cosa diavolo succederà. Siamo caduti nelle fauci della... accidenti, che volo signori! Nelle fauci della statua della colica renale, ve la ricordate? Penso proprio di sì. E mo, so cazzi. Siamo caduti, penso ragazzi, dentro appunto al tempio, ovviamente, che avevamo visto all'inizio, no? Ci ricordiamo tutti benissimo. È tutto schifosamente buio, lanciamo qualche luce, vediamo. Bene, trova Jason! E riunisciti alle forze alleate. Benissimo. Ovviamente immagino che non possiamo andare di qua, dove è buio e non si vede praticamente una mazza. Me sa proprio di no. Per cui, allora, premi L1 per accendere o spegnere la torcia. Ah, ecco, ok, perfetto. Quindi possiamo usare la torcia che abbiamo ovviamente attaccata alla nostra arma. Per cui, anche perché questa luce non è che durerà in eterno. Jason! Dillo bene! Dillo bene! Jason! Spiritosone, hai visto in che situazione di merda siamo? Qua non vedo un palmo dal mio naso, se permette pure ne fare spiritoso, senza fretta, dai! Non ci mette tutto il... Ah! Ok, scusate. Era veramente, veramente inaspettato. Veramente inaspettato. Non me lo sarei aspettato così. Cioè, ok, quello dice il luogo. Non è che te puoi ispirare cose belle, unicorni e allegri criceti. Però non me l'aspettavo già adesso, capito? Ok, quindi io adesso dovrei andare avanti qui. Dopo che, cioè, lui non si è manco fatto due domande. Dice: oddio, che cazzo di bestia era? Aveva sembianze strane. No, non ti preoccupare. Una cosa ti ha fatto prendere un infarto un attimo fa. Ma don't worry, be happy. Sorridiamo. Passiamo dal nulla dello scorso episodio al tutto di questo episodio. Io pensavo stessimo guardando una roccia. Ok amico, tu tranquillo, continua assolutamente a non crucciarti delle cose assurde che stanno succedendo. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, zio. È tutto assolutamente a posto. E che problema c'è? Che problema c'è? Una creatura non meglio identificata. E
Ok, la domanda del dove siamo è lecita, ma la domanda del cosa cazzo pure c'è qua sotto è un'altra domanda lecita, direi. Oh, shit. Pure poco stabile, chiaramente, sto posto rischia di crollare tutto. Sì, sì. Yuhu. Davvero incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Dobbiamo tornare in superficie, unirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi. Questo posto non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di iracheni. Quello che abbiamo visto fino a mo' lo definireste un iracheno? Sergente, in base a cosa? Non datti una svegliata. Occhi aperti. Ho visto qualcosa, ma col cazzo sto bene, non sto bene proprio per niente. Ho visto robe. Ho visto qualcosa. Come hai visto qualcosa? Non era umano. Ok, allora ti sei reso un minimo conto di quello che hai visto, più o meno, no? Dovevo restare sull'elicottero. Ok. Lo sapevo che non eri pronto. Giuro su Dio. Lascia Dio fuori da questa storia. Guai a te se dici un'altra parola. Dai un taglio a queste cazzate se non vuoi farci ammazzare entrambi. Va bene, ok, questa devi tipica credermi. Situazione. Ascoltami tu, sergente. Non c'era niente. Ma qualcosa non va, zio, te sto a dico, ho visto cose! Non si fida! Qualcosa non va, lo sai anche tu. Quello che so è che così mi farà impazzire. Tipica situazione, ragazzi. Uno dice, guarda che c'è qualcosa di strano. Non ho visto nulla del genere. E l'altro gli dice, ah, bazzecole, c'hai le traveggole. Sono quattro in storia. Ma che cazzo di frase è? Che posto è? C'avevo quattro in storia, non lo so. Che vuol dire? Le frasi a caso, cioè totalmente a caso. È tipico, quindi. Che cosa? Cosa, Nick? Cosa dovrei sentire? Non so qualcosa. Non sento un cazzo. Per te meglio da un lato. Era per caso tipo un rumore di svisceramento, smembramento, roba del genere, ossa rotte o cose strane? No, perché mi è sembrato, ma magari ho percepito male io, visto che tanto io mi immagino le cose. Probabilmente magari me lo sono immaginato io. Assolutamente. Ok. È più pesante di quel che pensavo, aiutami. Non ci riesco da solo. Hai smesso di allenarti? Ma che c'entra? Hai visto quanto è alta sta porta? Su, via. Ok, oh. Oddio. Oh, Cristo, shit. Ci sto provando. Smettila di contorcerti. È grave. Perde sangue e dobbiamo tirarlo giù. Dai, come facciamo? È appeso come un prosciutto all'essiccazione. Taglia le funi. Cazzo. È fottuto. Credi che non ti senta? Te la caverai, ok? Resisti. Morfina nello zaino. Prendi. Ti diamo un po' di carica, ok? Cazzo. La morfina non serve ad attenuare. Una mossa. Tutto okay. Non è adrenalina. Ti do un po' di carica, che cazzo significa? Attenta a cosa? Gesù, chi ha preparato gli zaini? Ma che cazzo è? Cazzo è successo? Clarice. Minchia, oggi mi vogliono. Oggi mi volete fare. Che cazzo. Oh shit. Che cazzo c'è là fuori? Là fuori? Che c'è qua dentro, vorrei dire. Minchia, quanto sangue perde. Dovrebbe essere già morto. C'è troppo sangue! Dobbiamo fare qualcosa! Ammazzatelo, ragazzi!
Mio Dio. Devo cercare di fermare la parte sangue da tutti i santi pori. Sei nella merda, amico. Sarò sincero. Sei messo molto male. Sta attirando quella cosa verso di noi. Non sta fermo. Dammi la cazzo di morfina. Ma seguirà il sangue, è inutile. È inutile farlo star zitto. Seguirà il sangue, probabilmente. Fermate, state buono un attimo. Io capisco tutta la situazione, però. Vacci piano, così lo uccidi. Infatti. Op. Mi serve lucido, Nick. Ti pare possa essere una situazione? Ma dovrei smetterlo o devo continuare a premere? Non capisco. Nick, lo so. Non c'è battito. L'ho ucciso? Non è vero. Io non... È andato, Nick. Merwin è morto. Ma io pensavo di dover premere. What the fuck? Ok, qua la lucidità sta andando lentamente a farsi friggere, io ve lo dico. Io pensavo di aver preso, ho ammazzato uno senza volerlo, praticamente. Ok, con l'altro mi ha detto, guarda, state attento che lo soffochi, ma perché mi hanno continuato a far premere? Greve proprio, raga. Questa è stata proprio greve. La tipa è letteralmente stata risucchiata. Tipo, cioè, come se ci fosse una mega aspirapolvere lì che... Che l'ha letteralmente risucchiata. Tipo è morto risanguato. L'alieno ha banchettato alla grande. È caduto pure quest'altro tizio. Oh, shit. Captain! Non te sente. Si sente male, si sente. Non si sente proprio, anzi. Ah, oh, Dio. Okay. Doc, is Addictus Mani. And, Chair, Fif, Howell, Ochrok. Howell. Non c'ha manco più la pistola. Oh. Bene. Riunisciti alle forze alleate e perlustra le rovine. Guarda, dopo quello che abbiamo visto, sinceramente, non ci terrei tanto a perlustrare le rovine, in effetti. Se proprio dobbiamo dirla tutta, non mi piace per niente andare qua in mezzo. Ma proprio per niente. Se vi ha dato un'udena, rottale e deluati. Ah, oh, il cadavere. Chi ha già l'ha trovato? Porca vacca. Ma lo stesso tizio? Lo stesso tipo? Non penso sia lo stesso tipo. Ok. Caso vuole che ci sia una scia di sangue che porta da qualche parte. Noi non vediamo l'ora di seguire la scia di sangue, vero? Sì. Pure. Mamma mia, perché continua a tremare tutto? Ah, ciaone. Op.
Perché? 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 Perché pure il terremoto? Non è già abbastanza orrendo quello che stiamo vivendo? Lui non ancora lo sa, però insomma lo saprà fra un po'. Fra poco, temo. Segui la scia di sangue. Già l'avevamo capito, c'era bisogno che ce lo scrivessero. Era talmente ovvio. E ci è caduta pure l'arma. Guarda, il tunnel penso che sia l'ultimo, ma proprio l'ultimissimo. Dai tuoi problemi. No, 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 raga, no. Ma anche no. Corridoio stretto, buio. Perché? Perché mi fate fare questo? C'è un accendino, che culo. Niente scherzetti del cazzo, per favore. Ok, 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 ok. Posso dire che tutto... Che cazzo è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che ti è piaciuta? Ok, fermi un attimo. Allora, a parte che non so se stiamo notando che le pareti sono piene tipo di graffi, perché a me danno proprio l'impressione di essere graffi, ragazzi. Ok, posso dirlo, è tutto assolutamente terrificante. Cioè, raga, allora, l'idea, no? Di stare in un posto... Allora, già l'idea del buio di per sé, immaginatevi magari in un posto aperto. Cioè, non so, sinceramente, questo lo chiedo a voi, ragazzi, se secondo voi è più spaventoso restare al buio in un posto aperto o restare al buio in un posto così claustrofobico. Sinceramente non so quale sia la cosa peggiore. La cosa peggiore è sicuramente intanto restare al buio. Seconda cosa, poi sentire rumori strani che non si capisce chi li produce. Sto cazzo! Oddio, un altro morto. Donna santa. Tua hermana! Chiudi, 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 chiudi! Dio no! Oddio no! Ah! Ah! Cosa cazzo? Oddio! Oddio! Oddio, corri! Corri! Ci arrabbi pure! Invece di cacarti addosso! Non ci credo! Ah, l'ha preso in pieno! Non so perché, ma io non ho comunque un buon presentimento, ma fine. Anche perché non sarà l'unico là sotto, caro. Ovviamente non sarà l'unico. Ok, 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 sono vivi entrambi. Bene. Ok, moglie e marito sono rimasti insieme. Questa per venire c'è tutto. Sì, me ne sono accorto, cara. Tutto bene? Stai bene? Sei ferita? Sto bene.
Hai visto il sergente Kay? Kolchak? No, chi li ha L'ultima più volta visti? Erano insieme. Ho provato, qualcosa interferisce col segnale. Guarda caso! Questi posti non può mai funzionare. L'apparecchiatura. Ti copro le spalle, cioè, perché non dovrei essere rassicurante? Perché? Sta vicina, andrà bene. Me la cavo benissimo anche da sola. Non ne dubito. Perdon? Senti, bella. Ricorda, ah? Merda. Lo riconosci questo? Te lo regalo. Te ne regalo due, anzi. Iniziamo. Iniziamo. Andiamo. Cioè, non basta uno premuroso, gentile, una che va benissimo anche da sola. Ma vattela, piander culo. Prima le signore, visto che te la cavi così bene. Vai pure. Guarda, c'è corrente. Io dico di scendere. Da quando fumi? Come? L'accendino. Questo? L'ho trovato in giro per la base. Ci siamo. Pronto? E tu? E dai, continua a fare splendida. A cosa l'agganciano la fune, scusate? Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Allora perché ci hanno attaccati? Confusione, si sono confuse effettivamente. Se non c'è niente, perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra. La gente tende a spararsi. Non avete detto che la guerra è finita? Comunque, andiamo avanti. Ho paura, sinceramente. Una occasione per stare insieme. Abbiamo concetti diversi di stare insieme. Ok, non penso sia ora del momento adatto per queste discussioncine matrimoniali, direi, di coppia. Non ti ricordi vecchi tempi insieme? E dai, non ne vuole sapere. È chiarissimo, guarda, non c'è bisogno che tu dica altro. Eric, smettila di parlare perché ogni volta è una pugnalata. Ecco. Rachel, ho visto una cosa bellissima. Guarda, di Steph tanta continua a dire, sbruffona. Ho avuto una visione mistica bellissima. Veramente bellissima. Allora, comunque queste rovine, ragazzi, sono assolutamente immense. Vediamo un attimino se qui c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. E qui non c'è niente, per cui... Madonna, sempre più in fondo. Cioè, qua invece di risalire, si scende. Si continua a scendere, accidentacce. Ah, Gesù. Vabbè, io direi un attimo di smettere di puntare così la torcia, perché sembra un rincoglionito. Che perché qui sembra esserci un minimo di luce. Vediamo. Cosa abbiamo qui? Un altro salto nel buio? Ottimo! Non vedevo l'ora di calarmi ancora nell'oscurità. Che c'è? Che c'è? Anche io so guardare. Anche io ce li ho gli occhi. Ok. Piano, non mollare, eh. Non fa stronza proprio adesso, per carità. Oh. Tutto a posto, tutto a posto. Va bene. Sei bravo a gestire lo stress. Ho imparato a gestirlo dopo che sei andata via. Pensavo pure lui facesse qualche battuta sarcastica, invece proprio no. Cosa c'è qui di interessante che possiamo vedere? Per te dove siamo?
Non saprei. Sono incisioni religiose. Nel buco del potrebbe culo del mondo. Beh, fin qui ci arrivavo pure io. Ok, vediamo un po'. È Pazuzu. Pazuzu? Pazuki? Pazuzu. Non guardi film horror? Sì, ma non ho memoria di questa cosa. È un demone sumero. C'entra con le epidemie, credo. Epidemie e demoni, eh? Bene. Ok, demone sumero, benissimo. Pazuzu, cercherò di ricordarmi questo nome meraviglioso. Pian pianino. Bene, qua è tutto poco stabile, altro che pavimento che regge e robe del genere. Qua non regge proprio una... Credi si muova? Una ceppa. Sembra bloccata. E quindi che famo? Allora, vediamo un po'. Siamo arrivati da lì. La porta è bloccata. La statuetta l'abbiamo esaminata. Ok, mi sa che ci tocca davvero calarci in questo oscuro antro di terrore. Va bene, qua c'è una luce. Segui la luce. Sbrilluccica, sbrilluccica. È troppo profondo. Come facciamo ad arrivare fin lì? No. Temo di sì, purtroppo. Hai sentito? No, nulla. Forse qualcosa laggiù. Anche se distrutto, questo posto ha un suo fascino. Chissà che è successo. Avrà pure fascino, ma... Sono spari. Da dove vengono? Dalle profondità della terra. Muoviamoci. Ok, è arrivato il momento di calarsi. Vedi qualcosa? Secondo te... Come posso vedere qualcosa? Continuo a non capire sti lag, accidentaccio. Profonda. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. La fune. Scendiamo. Ma fune non fune, cazzarola. È appunto profondo, è bello profondo. Continuiamo a scendere, continuo a dirlo. Invece di salire qua continuiamo a scendere. Come facciamo a trovare una via d'uscita se continuiamo a scendere? Quanto è lunga sta fune, Dei coglioni. Da portare col proprio equipaggiamento, ragazzi, segnate. Incredibile. Non siamo i primi qui. Diavolo. Beh, no. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Mi dispiace, Eric. Mi spiace, Eric. Hai dato tanto per questa ricerca. Più di quanto immagini. Non è colpa tua. È una lezione. Lavorerò il doppio per riscrivere il programma. Kelus sarà ancora migliore. Credi non riesca? Io non ho parlato. Non credi in me? Pensiamo piuttosto a come uscire da qui, perché adesso non mi interessa del resto, sinceramente. Ora non ha senso pensarci. Concentriamoci sul presente e vediamo di uscire da qui. La situazione direi che è già abbastanza schifosa. Che cosa? Una depressione? Per le scosse? Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. Potremmo usare le lampade. La luce porterà a noi Marine. Ma funzioneranno ancora, boh. Pensi se c'è un... appunto. Il generatore c'è, bisogna vedere se funge. Funzionerà. Ma? Ma serve benzina. C'è te pareva. Proviamone un po'. Dove? Trova della benzina. Ti devo ricordare che siamo... Ovunque tu sia, Nick. Spero che stia bene. Non so quanti piedi sottoterra. Oddio. No. No, niente. Non ho detto assolutamente niente. Nick, chi? Beh, gli piacevano i fuochi d'artificio. Donna, io non ho parlato. Ok, c'era della dinamite per far saltare in aria
Queste colonne saranno colonne portanti per qualche motivo. A tutte le stazioni, qui King, mi ricevete? Passo. Beh, quindi per questo io ripeto, dove pretendi che lo trovi della benzina qui sotto? Ho trovato qualcosa. Sto cazzo, che hai trovato? Cosa? Che cosa avresti trovato? Va bene. Continuiamo a vagare al buio. Come se non fossero cazzi nostri, assolutamente. Non c'è da essere. Hanno catalogato i reperti. Dove? Non c'è assolutamente da essere preoccupati. Assolutamente qui, Klinga, no. Qui tutte le stazioni, mi ricevete? Ancora, passo. Non te se caca nessuno. Che motivo avevano? Guardati intorno. Appunto, non ha senso. La domanda sorge spontanea. Perché mettere della dinamite sulle colonne portanti di questo posto? Perché è chiaro, perché in caso d'emergenza avrebbero fatto saltare tutto. O alla fine dei lavori, degli scavi, non lo so. Perché evidentemente si erano resi conto che questo posto era una merda assoluta. Che continua a laggare, Dio santissimo. Qui c'è un altro monte di dinamite. Perché ne avevano così tanta? Appunto, ragazzi. Fatevi due domande, datevi due risposte. Comunque, dettagli? Li consideriamo solo dettagli o ci facciamo Vedi qualche problema? Hanno fermato la porta. Sembra un gesto quasi disperato. Chissà da chi si proteggevano. Altra bella domanda, altra domanda super lecita, ragazzi. Assolutamente. Cosa li avrà spinti ad accumulare un simile arsenale? Temo che lo scoprirete presto, signori. Temo proprio di sì. Comunque, direi, andiamo un attimo di qua, vediamo cosa c'è qui. Cosa abbiamo? Non aspettare che neanche gli iracheni sappiano di questo. Un registratore? Cioè, vabbè, c'è del nastro. Oddio, che era. Fatto a commettere un simile errore. Ah, era lui che sospirava. Vaffanbello, mi ha fatto prendere un infarto. Vediamo un po'. Allora, Randolph. La gente temeva queste montagne. Beh, non li biasimo. 1946 addirittura, ragazzi. Spero che questa mia si trovi in salute. La spedizione agli scavi è stata rinviata. Abbiamo lasciato una parte dell'equipaggiamento a Soran perché Pullman ha potuto permettersi soltanto la metà degli uomini e dei muli necessari. Gli operai sono rifiutati di addentrarsi sulle montagne per l'irrazionale terrore di venire posseduti dai demoni. Nemmeno un aumento di 2 dinari a persona è stato sufficiente a convincerli. Abbiamo lasciato il secondo generatore e la radio di scorta dalla gente. Dovremmo essere da dentro il 18, cordiali saluti, Aline. Quindi avevano, insomma, dobbiamo i tizi. Accendere subito queste luci. Non vedo un cazzo. Quindi i tizi del posto, diciamo così, neanche con l'aumento della paga, hanno avuto più intenzione di addentrarsi ulteriormente all'interno. Ti penti di non aver chiesto il supporto aereo? Di questo posto. E chissà perché, quindi per il terrore puro, assurdo e assoluto di essere posseduti dai demoni. Ok, questo è il trono dove si sedeva Colica Renale, ragazzi, ce lo ricordiamo, il posto era proprio questo. Io vado, intanto, sì, va! È quello che spero pure io, però... Se non troviamo la benzina, che io rinnovo, dove cazzo la... Troviamo la benzina qua sotto. Oddio, ci sto andando davvero da sola. Ci sto andando davvero da sola. C'è nessuno qui? Spero di no. Spero sinceramente di no. Cos'è sto coso? Orrido. Dovrebbe essere un'ala di qualcosa. Parla di ecolocazione. Sembra... Infatti, quello che stavo per dire, perché ci hanno... Sintomi.
o caratteristiche. Cioè, ci hanno fatto vedere come vede l'alieno. Io lo chiamerò alieno, anche se so che non è un alieno. Però, infatti, esatto, sembrava tipo un radar, tra virgolette, ed è, diciamo, il metodo, il sistema che usano i pipistrelli per orientarsi, praticamente. Quindi cieca, caccia tramite ecolocalizzazione, per sensibilità, pelle altamente resistente ai traumi, guarda caso, impacciata nel volo, evoluzione di leggibile, saliva leggibile, va in letargo. Per te come sta la squadra? Sono in gamba. Tutti quanti. Che domande. Saranno morti tutti, zio. Viva il pessimismo. Il pessimismo è il profumo della vita. Ok, mi sa che bisogna fare attenzione. Probabilmente avremmo fatto meglio uscire dalla caverna. Per come la vedo io, se qui c'era qualcuno, ci sarà anche un'uscita. Dicevo, mi sa che dovremmo fare attenzione con la benzina, credo. Fatto sta che manco qui c'è una ceppa. Possibile che io debba tornare indietro? Non lo so. Mi puzza un po' sta cosa. Probabilmente devo provare ad andare dall'altra parte. Vediamo un attimo. Spero di non essermi sbagliata. Allora, controlliamo un attimo qua. Questa è una mitragliatrice. Cioè, ci sono venuti belli armati, ragazzi, qua sotto, eh. Eric, ah? Guarda qui. Una mitragliatrice qui. Esatto. È della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni della spedizione archeologica. Sì, era il 46. Che cazzo è successo qui? Beh, i colpi sono stati sparati, a quanto dicono i bossoli. Per cui state cominciando a capire per caso, ragazzi, come che qui sotto. La stazione difensiva ha ottime strettoie, ma è organizzata male. Forse che erano qua di fretta. Sotto. Chissà in che condizioni lavoravano. C'è roba pericolosa? Ci sono bestie pericolose. Bestie. Segreto. Il martello dovrebbe essere un segreto. D'accordo, fammi vedere in che modo è un segreto. Perché dovrebbe essere un segreto? Non capisco. Perché? 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 No, me lo dovete spiegare, raga. Questo è il detonatore per le cariche e va benissimo. Ma il martello perché? È stato spaccato. What? Strano che lei non abbia fatto considerazioni a riguardo. Proviamo ad andare di qua, va. Ah, cosa abbiamo qui? Vediamo cosa dice questo foglio. Con una terribile carestia. Il tempio fu costruito per placare gli dei. Ok. Non esistono testimonianze storiche della distruzione del tempio di Enlil da parte di Naram-Sin, ma i nostri rinvenimenti suggeriscono che la maledizione possa avere un fondo di verità. Questo luogo fu costruito per onorare gli dei. Molti reperti ci mostrano un re che implora i cieli perché il suo popolo ritrovi il sostegno delle divinità. Ecco la statua della colica renale. La caduta del tempio suggerisce che la maledizione fosse ineluttabile. Quindi, cioè, come ho cercato di fare, praticamente alla maledizione non sono per niente scampati. Bene, nostro isolante. E allora utilissimo. Come un dito in culo, va bene. Questo mi serve. Ah, te serve? E a che cosa? Di grazia, illuminami. C'è altra roba qui, minchia, sto posto enorme, ragazzi. Immenso. Ah, ecco la benzina. Wow. Che sforzo! Era dammi già una qua. Mano con le taniche. Era già qua. Cazzarola. Potevo. C'erano altre cose che sbrilluccicavano. Ah, finalmente un po' di fortuna. Sì, sì, sì. Presto. Ripeterei questa frase, temo. Molto presto. Come va la gamba? Gamba? Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Io mi sento ancora in colpa. Sono stato duro con te. Lo so, Rage. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Ok, se si sente in colpa. Se
Se si sente in colpa avrà fatto qualcosa che ha fatto sì che lui avesse una protesi adesso. Oddio, è qui. E mazza, oh! È fatter pieno proprio. Ah, perde. Che sfiga di merda. La valvola perde. Il tubo è fissato male. Ah, c'avevo il nastro isolante. Magari serve. Fissiamo il tubo o niente generatore. Ce l'ho il nastro isolante. Ci sarà qualcosa di utile. Esatto. Esatto! Ci sei? Mm-hmm. Ci sono. Non fare quegli occhietti. Quello che hai detto alla base. Ti sbagliavi. Ne dubito. Che non è cambiato nulla. Ma io sì. Durante la nostra lontananza non ho smesso di pensarti. Non l'hai fatto anche tu? Neanche un po'? Accidenti. Io penso, ragazzi, che a questo punto delle cose sia inutile dire cose false. Cioè, magari lei, per carità, ci avrà pure pensato a lui, però fino a un certo punto, nel senso, non in quel senso lì. Mi dispiace, ma dicevo sul serio. È finita nel momento stesso dell'incidente. Non è cambiato nulla. Non è così che mi sento. Ma è così che mi sento io. Reggimi il tubo. Momenti spinosi. Fatto. Ottimo. Aiutami col pannello. Bene. Guarda come sono. Bruciate. Che qua, vabbè, ci avrai i suoi annetti sto non coso, però un po' meno aggressiva. Sto lavorando. Ma che cazzo perché stai a dire? Abbiamo rinunciato. Ho tentato, ma non hai fatto nulla per trattenermi. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e ho ignorato il resto. Il tuo lavoro è più importante di noi, a sto punto. Il tuo lavoro è più importante di noi. Non potevamo prevedere l'impatto che avrebbe avuto. Rach. Dimmi a cosa pensi. Mi sei mancata, Rach. Non sai quanto. All'epoca, non so, era tutto così confuso. Ora sembra più semplice. Passato è passato. Niente, raga, rimaniamo su sta scia perché sennò è un guaio. È il passato, Eric. Dobbiamo lasciarlo alle spalle e guardare al futuro. Altrimenti continueremo a girare a vuoto. Voglio guardare al futuro. Dovrebbe andare. Accendiamolo. Ottimo. Facciamo luce sulla questione. Almeno adesso ci si vede. Io penso che abbia appena salvato la partita, ragazzi. Credo. E luce fu. Se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata. Ok, fermi. Mi ha appena salvato la partita. Allora, direi che si sta riprendendo, ragazzi, e le cose si stanno facendo assolutamente più interessanti, anche perché appunto ne abbiamo un attimino approfondito la questione della maledizione, del perché di questo tempio. Ovviamente non sappiamo ancora niente sulle creature che sono presenti qua sotto e su come si comportano e
A cosa andremo incontro d'ora in avanti? Temo non cose positive, assolutamente. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un pedoscio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!